Luisa Ranieri, bentornata su Spettacolo Mania, un vero piacere. Grazie, bentornata a Grazie. te. Allora, Lolita Lobosco, seconda stagione, le indagini di Lolita Lobosco, quindi torna il vicequestore del commissariato di Bari, una donna forte, è stata definita in mille modi in questa giornata e diciamo che in questa seconda stagione, pur resistendo alle cosiddette pressioni sociali, fa quel passettino, no? Per quanto riguarda l'amore verso Danilo, questo ragazzo più giovane di lei. Poi bisogna vedere come va. Esatto, e lì infatti ti volevo, però ecco, già sapendo, secondo me, che si può tornare indietro in qualunque momento. Lei è libera, è una donna libera e quindi in quanto donna libera può osare e poter cambiare idea e tornare indietro. È spinta anche un po' dalla mamma, ma soprattutto dalla sua amica, no? Sì, la spingono pensando che comunque è venuto il momento che lei, diciamo, che sia un po' coraggiosa. Lei non è coraggiosa in amore, è coraggiosa nella vita, è coraggiosa nel lavoro, è meno coraggiosa in amore. E quindi in questa seconda stagione, un po' spinta dalle altre, lei prova ad essere coraggiosa. Senti, nella prima stagione era arrivato un ex di Lolita, no? Che era interpretato da Paolo Brivuglia. In Sì. questa seconda stagione arriva qualcun altro dal passato che si Sì. chiama Angelo ed è interpretato da Mario Asguaglia. Arriva un amico d'infanzia, arriva un amico d'infanzia e sarà importante perché è una persona che per me nella storia è stato come l'amore adolescenziale, diciamo il sogno, no, da bambina di innamorarsi di questo fannullone, di questa testa calda, di questo bellissimo ragazzo. Un po' più grande di me, ma tosto, tostissimo. E quindi ci ritroveremo su questa seconda stagione perché lui ritorna a vivere a Bari per questioni sue lavorative e incominceranno un sacco di scontri perché lei in fondo è una persona che l'ha sempre tenuta un po' sulle spine, quindi un po' lo detesta. Però lo affascina Però nello lo stesso affascina, tempo. perché abbiamo sempre il fascino per quello che non va bene. Esatto, lo È un facciamo po' il apposta. personaggio è disfunzionale in questo senso perché lei si innamora sempre degli uomini sbagliati. Senti, ma secondo te può entrarci un po' anche il rapporto con il padre? Lo vediamo molto in questa seconda stagione nei ricordi, no? Lolita naturalmente indaga sulla morte del padre, vuole a tutti i costi scoprire chi l'ha ucciso. E, è un rapporto forse anche un po', come dire, idilliaco, no? Che lei stessa si è creata o può influire questo secondo te? Beh, sicuramente l'amore folle, edipico per questo padre, la rende un po', la rende fragile, perché lei ha un amore folle per il padre, ma il padre l'ha tradita, nel senso che gli ha detto un sacco di bugie, che era un bugiardone, ma per il suo bene, non per altro. Però lei è cresciuta con questo sentimento di odio verso il padre perché rappresenta tutto quello che lei non vuole essere, no? Perché il padre è un contrabbandiere, lei invece è una donna che ha scelto la legalità, forse proprio in contrasto con questo contesto culturale in cui era cresciuta. E quindi il padre rappresenta il grande amore, ma anche il grande conflitto, il grande nodo del personaggio. E ovviamente indagando poi questo nodo torna e ritorna e quindi ogni volta lei si trova, ogni volta che incontra un uomo si trova a dover fare i conti anche con la sua idea dell'uomo. Il mantra di oggi è stato che la seconda stagione è sicuramente più bella e meglio della prima, no? L'ha detto anche Luca Zingaretti, che oltre a essere ovviamente tuo marito, è anche il Io non lo coproduttore, posso no? dire, ve lo dico. Non lo puoi dire, ma Io non lo secondo posso te? dire perché io Beh, se non sono. altro non avete girato in lockdown, se non Già, altro. guarda, quello che è più bello, che loro dicono che è più bello, ma in realtà quello che viene fuori è che c'è una Bari più vitale perché non eravamo in lockdown e quindi non erano solo le comparse, la fiction si è nutrita della città e del calore, dei colori, della gente, del cibo, dei rumori. Quindi questo, secondo me, ha arricchito il prodotto. Detto questo, io sono molto affezionata alla prima, quindi non ho voglia di sentire. La prima Speriamo che sia bella quanto
la prima che ha lanciato questo personaggio indispensabile, come diceva sempre questa mattina Luca Zingaretti in collegamento. Lolita è un personaggio che serviva e ci doveva essere, insomma. L'ha detto lui. Un'ultimissima cosa a chiudere: com'è andata col tacco 12 stavolta? Benissimo. Guarda, ti sei abituata? Sì, benissimo. Ha fatto un quest'anno la punizione non è stato il tacco 12, ma il caldo pazzesco. Vero. Grazie mille. Grazie a te. Ciao Spettacolomania. A presto. Seguiteci.